quando si presenta alle elezioni un avversario giustamente detestabile dai nostri elettori, che può essere Berlusconi, il pinduista a livello nazionale, oppure può essere il fascista alemanno, è chiaro che i nostri elettori scelgono il voto unico. Adesso io non voglio fare la croce a Fabio, diciamo, perché ha fatto questa scelta. Perché in effetti quale questa scelta ha fatto tutti insieme. Però voglio dire, questo discendo dal discorso di Chianciano, che noi dobbiamo fare una alternativa al PD, visto che il PD si lo conosce lo è. Al di là della scelta, come dire, qui del Marte, questa per Roma, che non ha avuto molto tempo per farsi conoscere quant'altro, ma diciamo la forma, la forma organizzativa, non il nome, dei coordinamento sui territori tra le organizzazioni che hanno la politica, secondo noi è la cifra di una possibile il PD ci ha chiamato per esattezza, chiedendoci un incontro, perché fondamentalmente si rendeva conto che era difficile che riuscisse a vincere il ballottaggio, ci ha chiesto supporto. Noi siamo andati a parlare più volte, tra l'altro, e abbiamo fatto delle richieste che poi sono state accolte. Le richieste erano una chiusura a destra, quindi da Marchini ovviamente in là, cosa che è avvenuta, non c'è stata nessuna apertura, un'apertura a sinistra sui nostri programmi. Esatto, tu sei Paolo Andreotti. Sì, esatto. Il tuo padre, insomma, bisogna vedere, non si è scritto, non si è candidato alla lista, insomma, generosamente, io ho seguito su Facebook, su tutti i mezzi di informazione, per far sì che poi diventi un'associazione culturale, nel senso della sinistra di Roma, diventa un'associazione che mette insieme i compagni di questa città, della Federazione Comunista e di PDC e di tutti quei compagni che vogliono aderire, per dargli una prospettiva, un seguito che risponde un po' a quello che ho sentito. No, perché quando il 45% va a votare, ma il 55% non va a votare, non viene... mia madre mi telefona il giorno delle elezioni, come io mi sono occupato di tutti, meno di lei, perché pensavo che andasse a votare, e mi ha detto, la fama, ci deve andare a votare, il marito, va a votare, perché... cioè per dire che non era un'elettrice estremista, secondo no? lo dico per capire quello che sta succedendo secondo me in questo paese. Quindi chiudo rispetto al percorso, insomma, che ovviamente dobbiamo evitare di fare gli errori che già abbiamo fatto, quindi di costruire uno spazio largo come era la Federazione della Sinistra e poi largo sostanzialmente non era. Non è che ci dobbiamo dare una stretta organizzativa definita. Penso che l'idea di cui abbiamo parlato con Fabio prima, di una festa nella quale facciamo vivere un'iniziativa pubblica a settembre, poi decidiamo che forma può avere, in cui rilanciamo l'opzione politica e anche il confronto con la sinistra e con l'intera città, sia un elemento che poi va riprodotto anche a livello territoriale e ci permetta di fare una discussione che sia anche legata a una prassi comune. E di ricostruire un tessuto di persone, di uomini e di donne, che considerano la politica un luogo che serve, uno spazio che serve, che serve a modificare la propria vita individuale, la condizione del quartiere in cui abita, il mutuo che non riesce a pagare, piuttosto che l'assenza del nido in cui poter mandare il proprio bambino, l'assenza di un centro antiviolenza, perché taglia le spese hanno tolto anche centri antiviolenza. Faccio degli esempi che non attengono a quelle che sono le mie competenze, come sapete sono altre. Beh, secondo me se impostiamo un lavoro di questo tipo, ma dovremmo impostarlo tutti al di là delle differenze, anzi, considerando queste differenze come elemento che ci permette di discutere non di aria fritta, ma di elementi concreti, io mi aspetto di definirlo un progetto di italiani, siamo noi gli eredi, non sono loro che sono convertiti alla socialdemocrazia nella migliore delle ipotesi, tra l'altro. Dimostra anche il fatto che noi avevamo elaborato, quando ricordi un programma,
che era teso a un accordo unitario. Noi non abbiamo fatto un'impostazione programmatica in cui mettevamo l'idea negli occhi agli altri. No, noi abbiamo cercato di guardare qual era il problema. Il problema era il problema della città e cacciare le mani. Sulla base di quello abbiamo fatto il rapporto. Il mio partito, per non parlare degli altri, è in condizioni di dire che nel momento in cui, non per fare finta che fa la federazione della sinistra o sinistra armata, si rende oggettivamente conto che la militanza deve vivere all'interno delle condizioni della città e deve far vivere a sinistra umana, quali fondazioni o comunisti della presenza partito, l'idea di essere l'unico strumento capace che prova a riaggregare una sinistra sociale, questo è l'elemento quindi culturale, quindi antipolitica, e quindi allora, intanto io credo, Giuseppe non vuole fare seminario, io vorrei fare un seminario più aperto per il mio partito. In 10 anni, ma direi in 25 anni, io ho cominciato a farla prima che nascesse di fondazione, in 25 anni siamo lo strumento che riesce a connettere non dentro di sé perché alza la bandierina o perché invece del lunedì 2 prende lunedì 8 o 2-1, lo strumento che è fondamentale in questa fase della storia dell'economia di questo paese e dell'Europa e che è capace di aggregare dentro di sé l'idea della democrazia partecipata. Ma scusi, serve come il pane, è la sinistra che deve semplicemente dire cosa propone e cosa è in grado di realizzare. E fortunatamente è una cosa che ho sentito tanto stamattina in interventi, i contenuti piuttosto che le forme, piuttosto usato in termini avversativi chiaramente. Riguardo alla vita delle persone, deve dire questo, e se non ho le allucinazioni, ma in quel caso ce l'avrete a 40 anni, non da oggi, ciò che la sinistra vera vuole e si propone di candidare, di realizzare per la gente, è ciò che la gente stessa desidera. Perché soltanto la sinistra, per definizione, altrimenti è un'altra cosa, parla e agisce riguardo a chi ha cosa, a che cosa ne fa, a che cosa si produce, perché se ci serve, se fa bene alla salute, se fa bene all'ambiente, se è legale o se è criminale, se crea lavoro o se invece crea alienazione, se è compatibile con la vita, se porta la guerra o porta la pace, se siamo felici alla fine, se siamo una società o se siamo soltanto parroci parlanti. La sinistra è questo ciò di cui deve parlare, altrimenti è un'altra cosa. E se lo fa, allora raccoglie l'adesione della gente, secondo me. Il primo tempo della storiella si chiama Perché e per come. A Roma la sinistra a sinistra di sé l'ha perso, l'abbiamo detto in tanti, e è stato detto meglio di come lo possa dire io. Non aver prodotto un solo consigliere in Aragino Cesare non aver perso. Abbiamo preso pochi voti, eppure la crisi c'è, eppure la sinistra diffusa in città ce n'è molta di più dei 27.000 voti che abbiamo preso come coalizione. Eppure abbiamo lavorato bene sul contenuto, sulle forme, e i disciplinati comunisti hanno votato più di tutti gli altri della coalizione, meno male. Però perché allora abbiamo preso pochi voti? Perché abbiamo perso? Perché la sinistra a sinistra di Sella, secondo me, è una cattiva profezia che si autoavvera. Ossia le persone, pur considerando buone le nostre proposte e anche i metodi con cui le formuliamo, ritengono che per una serie di motivi oggettivi saranno in pochi a darci un voto e che quindi noi non produrremo consiglieri. Questa profezia si autoavvera perché per la maggior parte delle persone vale questa idea. Quindi non andranno a votarci, forse gli piacciamo tanto, e quindi noi di fatto avveriamo la profezia, non avremo tanti voti, non produrremo consiglieri. La gente crede una cosa e quella cosa succede, positivo come negativo. Quindi noi dobbiamo lavorare parecchio sul credere, chiaramente il credendo ci viene per primo. Dobbiamo fare in modo che la popolazione di Roma, parliamo di Roma, cominci a credere che l'adesione a una sinistra a sinistra di Sella non sia soltanto bella ma bella Italia. Bella mai dire, ma bella è fattibile, bella è spendibile politicamente. Allora forse ci serve un fatto politico, simbolico, un fatto, un punto di partenza. Non ci serve tanto aprire un altro laboratorio sui metodi, perché i laboratori appassionano noi, siamo un po' alfabetizzati di politica, però non attirano la grande massa. Tanto è vero che 2 anni fa esatti, su una cosa di puro contenuto e non di laboratorio formale, come l'acqua pubblica o l'acqua privata, il nucleare sì, il nucleare no, il legittimo impedimento sì, il legittimo impedimento no, abbiamo mosso 27 milioni di italiani, mentre adesso su una cosa che sull'onda del ripensamento della politica su se stessa, a cui attingono chiaramente con altri mezzi e con zero buona fede i grillini o perfino Renzi, sull'onda di questo pensare se è meglio la forma partito o la forma movimento, noi non appassioniamo, questo appassiona i politologi,
ma una passione che ha i problemi della vita di tutti i giorni. Allora noi dobbiamo come sinistra dire che cosa pensiamo che deve essere la vita di tutti i giorni della gente. Se noi siamo in grado di dirlo, e di materiale, cioè abbiamo una storia di 150 anni in saccoccia per dirlo, allora le persone ci ascoltano. Il fatto politico e fondativo insieme, che io penso che possa servire a non disperdere le energie che Sinistra per Roma fino adesso ha messo in campo, pur con scarsi risultati elettorali, però come è stato detto prima di me, è stato già un piccolo miracolo di essere arrivati fin qui tutti insieme. E che dopo la sconfitta non ci si sia tirati di stracci, questa è una cosa bellissima. Però per non disperdere questo patrimonio, per anzi per averlo creato, l'ipotesi dell'introduzione di darci un appuntamento a settembre con una festa, che sia la festa di Sinistra per Roma, e che magari questa festa diventi qualcosa di più grande, magari con uno sguardo all'Europa senz'altro, e magari diventi quella cosa rossa, prensile, in cui possano entrare anche soggettività che al momento non hanno fatto gran parte della strada con noi, per tanti motivi, perché ognuno ha la sua idea di quale sia il modo migliore per salvare un mondo. Questa festa qui, questo appuntamento qua, può essere sicuramente un obiettivo che ci impedisce di disperderci. Però forse sarebbe il caso, arrivo alla parte propositiva del mio intervento, che oltre ad avere questo come obiettivo di massima, ci si dia già qui oggi un piccolo compito a chi vuole prenderselo di costituire uno staff, un gruppo di lavoro, degli sherpa, diciamo, degli esploratori politico-organizzativi, che non facciano passare due mesi da nulla, ma che vadano da Repubblica Romana, da Sinistra Critica, da Action, da Alba, da Attac, dai comitati dal GRAP per esempio, o dai centri sociali, dal Vallo Occupato, dall'Angelo Mai, dal Cinema Palazzo, dal Cinema America, da tutte quelle soggettività che esistono a Roma, a dirgli ci sta questo invento, non ci perdiamo. Chi di voi può far parte di questo gruppo che si va a formare, di cui noi dovremo appunto nominare qualche persona che ci va di smazzarsi questo lavoro, per organizzare questa festa, perché sia veramente una festa plurale? Se restiamo nel vago sarebbe bello, io ho paura che con tutta la bella la gioia di vederci qui oggi e la ricchezza dei nostri contenuti, ho paura che ci perdiamo un po'. Quindi vorrei che l'assemblea al termine, se sposa la tesi dell'introduzione, che mi pare è stata fatta proprio da molti e da me certamente, di darsi un appuntamento a settembre, però crei anche questo piccolo staff di servizio che purtroppo se deve prendere sta croce di non andare semplicemente in vacanza, ma di mantenere in piedi questi contatti. E lo so che siamo entrati in una stagione congressuale di entrambi i partiti comunisti qui presenti, che questo assorbirà le risorse di tanti che sono qui e ci mancherebbe altro, però manteniamo anche un occhio aperto sulla scala romana, diciamo al di là degli stretti adempimenti di partito. E torno alla morale e concludo. E se questa festa riuscisse a essere anche qualcosa in più di un incontro, ma una cosa un po', voglio spendere il nome di stati generali della sinistra a Roma, oppure di avvio di un percorso costituente di una confederazione della sinistra romana, sempre compatibilmente con le direttive nazionali dei rispettivi partiti, secondo noi avremmo fatto un regalo a Roma, a noi, e anche modellizzato qualcosa che altrove e in Italia stessa possa essere visto come qualcosa di vitale, di contenuto, di forme e di partecipazione, di militanza. E a noi alla fine serve una voce forte e udibile per dire le tante cose che abbiamo da dire sulla vita della gente, e questa voce è tempo che ce la diamo, e questa sinergia che dobbiamo costruire a partire da Roma è l'unico modo per averla. La campagna elettorale non credo che sia stato sbagliato. Il problema è che non siamo riusciti a trasmettere tutti i nostri contenuti probabilmente pure noi abbiamo utilizzato anche tutti i mezzi mediatici, ma io credo che fosse proprio per fare del vittimismo, dico ci fosse proprio una strategia, quella di oscurarci. Non sono attrazioni, sono il punto che determina e certifica i rapporti di forza delle classi dominanti in quel momento, determinano la nuova fase della lotta di classe. Allora, su questo tema, la festa, benissimo, questo è il tema centrale,
quella del non presidenzialismo e rilancio invece di quelle forme che da Marx e poi di nuovi organismi sociali che permettono alle classi subalterne di contare nella società. E questo è il primo nodo. E il secondo nodo è la ricaduta dell'Europa direttamente con i territori, perché il conflitto capitale-lavoro ormai è il conflitto capitale-consumo del suolo, è il consumo delle qualità della vita, attacchi alle condizioni dei centri urbani e delle grandi periferie. Il fatto che noi abbiamo perso il legame con l'insieme del proletariato italiano, che non è soltanto un problema romano, ma del paese, si traduce per esempio nel fatto che nel movimento giovanile di questo autunno, dove penso sia stato la più grande manifestazione da tantissimi anni, dei giovani, esplosiva, a carattere assolutamente esplosivo, non ha minimamente sfiorato la nostra organizzazione giovanile. Il punto verdissimo tra il PD e il PDL sostanzialmente rende il voto di milioni di lavoratrici, scusate, di elettori e di elettrici, lo rende inutile, tanto è vero che io penso, mi sbaglierò, che il governissimo rappresenti davvero un potente elemento rispetto all'astensionismo che abbiamo avuto soprattutto su Roma, ma non solo su Roma. Cioè che quando è qua, io che ne ho fatto parte, me ne occupo diciamo anche per il partito al quale sono iscritta, anche la nostra relazione con i movimenti. Io nel forum per l'acqua ho sempre detto che io non penso che si possa chiedere, per esempio, ad altre associazioni o soprattutto ai partiti di partecipare con il burca, perché noi siamo stati un elemento importante nella costruzione, nella raccolta delle firme, nella costruzione diciamo anche dei referendum, ma non riusciamo a dare una cifra politica al nostro impegno, e questo non è giusto, non è giusto, il che non significa mettere il cappello, perché poi arriva Grillo e il cappello ce lo metti lui su tutti i movimenti. Il tema è diciamo così, quali sono appunto le relazioni, quali sono anche diciamo così, i protagonismi che tu esprimi dentro una lotta, dentro una iniziativa. Allora io penso da oggi che noi dobbiamo tenere conto che nel paese e probabilmente anche a Roma noi non riusciamo ad avere una capacità conflittuale all'altezza della situazione. Perché abbiamo comunque che il sindacato rispetto alle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori è assente, ti aumenta la pensione, ti dicono al pubblico impiego che il contratto non te lo rinnovano fino al 2014 e dal 2009, le donne stanno messe questa mese chiusi i servizi e non abbiamo un dialogo di sindacato che organizza lo sciopero generale all'altezza di questa cosa, esattamente come accade negli altri paesi europei, perché non è che capita dappertutto, capita in Italia. E allora il tema del conflitto, sul come lo pensi, lo costruisci, su come costruisci altre relazioni, evidentemente è un tema importante. E sulle forme io credo che dobbiamo andarci, su questo chiudo, non con i piedi di piombo che deve essere prudente. Io sono d'accordo con quelli del teatro Vale, che insomma la prudenza altre volte è anche triste, no? come atteggiamento. Però è evidente che siamo anche scottati dalle esperienze che abbiamo fatto, abbiamo sbagliato nella gestione, i gruppi dirigenti vanno tutti a casa, ma non è questo. Dico la prudenza nel pensare che la forma risponde alla necessità di ricerca, perché appunto per quanto ci riguarda la questione della mediazione della sinistra, ci avevamo investito molto, poi il modo in cui è finita, finisce poi che li trovi dentro un'alleanza elettorale, ma insomma anche la nostra gente è un po' stufa diciamo di cose che poi si rompono sempre sulla questione delle alleanze elettorali. Allora io penso che è importante avere una, diciamo così, una forma che rimane, no? Aggregata, che abbia l'ambizione di aprirsi, no? Verso tutti i soggetti, quantomeno di rimettere insieme tutti, ma che soprattutto, almeno dal mio punto di vista, su una realtà come Roma, così desertificata e che appunto vive le condizioni che vive, noi non ce la caviamo se semplicemente andiamo davanti a un cancello di fabbrica, perché abbiamo 100.000 conflitti nei posti di lavoro, ma ognuno diciamo così fa un po' per sé, ma invece appunto provando a trovare forme di connessione. Persino nel capigliatro delle cose che dovevamo fare, per 5 anni l'abbiamo detto, solo noi
l'ho chiamato il picchiatore fascista, quando in una manifestazione alzò il manganello sulla mia fronte. Allora, avendo liberata Roma, è naturale che Marino non è il mio candidato. Il compagno Santoro al municipio non è il mio candidato, ma per cacciare Alemanno e cacciare Calzetta dal mio municipio, io avrei votato pure una scarpa, scusate, e non sono d'accordo con quei compagni che non sono andati a votare, perché evidentemente questo non l'hanno visto. Ci sono compagni iscritti ai due partiti, ma ci sono anche compagni che non hanno la tessera dei due partiti. Però io penso che occorra anche, come dire, lavorare su questa faccenda che è stata ripetutamente evocata giustamente qua, cioè il fatto che noi non siamo percepiti come utili, non so come dire. Questa forte astensione non ha in nessun modo individuato in noi l'eventuale possibilità di creare un nuovo agire politico, è perché sostanzialmente noi non consegniamo una prospettiva. Bello il programma, pacca sulla spalla, complimenti. Io a te ti voto perché tu sei proprio uno in gamba, in fondo sei uno che sul territorio c'è sempre stato, sei uno che nelle battaglie sì, ma te vedo sempre, ma scherzi, io a te voterei. Però capisci che fondamentalmente qua ti sei presentato come Sinistra per Roma, due mesi fa eri Rivoluzione Civile, cinque anni fa eravamo l'Arcobaleno, poi lì ti presenti col centro-sinistra, qui ti presenti in alternativa. Fondamentalmente è questo il problema, cioè non dà l'idea di avere una linea politica seria, univoca e quindi un'idea di prospettiva di questo paese. Di conseguenza si innesca il meccanismo che ha ben illustrato Paolo, cioè quello delle profezie che si chiamano Bergamo, cioè sostanzialmente io a te ti potrei pure, ma voto a te. Fondamentalmente per quale finalità? Perciò Marino è molto generico, non propone niente di quel, diciamo, quella cosa per analizzare la via dei fondi imperiali, per delle cose che è importante, no? Non ha lanciato nessuna sfida importante per il 500 giorni di governo. La maniera di andamento, della comunicazione, della messa in rete delle esperienze virtuose, l'assenza di un profilo programmatico e politico nazionale tale per cui è un traino rispetto al tuo insediamento territoriale e alle scelte fatte da Zincato nel controllo dei territori. Il fatto che a Roma c'è in primis un voto politico, è una metropoli, c'è il voto d'opinione, c'è il richiamo del voto utile, il voto antifascista. Non mi ricordo chi lo diceva, ma le forme del conflitto e la dinamica del consenso, secondo me, è un tema molto importante, mi sembra Rosa, che secondo me va messo a tema fino in fondo. Come anche mi sembra come diceva Maurizio, il considerare Roma non solo come una metropoli, come una banale città, ma come un'area metropolitana, ma a maggior ragione visto che pure lo Stato borghese, così come non ci piace, ridefinisce il ruolo di Roma capitale all'interno della città metropolitana. Che fanno? Avere il coraggio se si sbaglia e dire sì, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto altre scelte, tenendo in considerazione quelli che sono appunto i dati reali, perché sennò continueremo tenendo la testa sotto la sabbia a non risolvere i nostri problemi. Allora basta con delle cose che continuo a sentire. Non è vero che c'era un veto nei nostri confronti, perché le relazioni con i quadri dirigenti del PD, col gruppo dirigente del PD, non ce l'ha solo la segreteria, ce l'hanno anche molti nostri compagni, e sapete benissimo chi ha queste relazioni con queste persone, che il sentimento che esprimevano queste persone in questi mesi che hanno preceduto praticamente la campagna elettorale era il disconcerto per il fatto che non eravamo interessati neanche a chiedere un confronto con il però è pure importante capire i militanti nei territori, quei quattro gatti che siano rimasti, come fai a ridargli fiducia, perché se non gli dai elementi energetici, quelli ti tornano a casa. Vi faccio un esempio. E queste iniziative non sono nate, diciamo, dopo una pioggia autunnale, come un fungo controllato, sono nate da processi politici che, uno, hanno impiegato del tempo a consolidarsi, e due, e soprattutto, sono frutti di continui processi di unità e di aggregazione a sinistra. La Siriza, di cui tutti noi giustamente
ci riempiamo la bocca, è il frutto di una decina di movimenti politici di sinistra che decidono di unire la propria attività. Il Fronte Gauche non è un partito, è il frutto di un processo di aggregazione sinistra che produce poi quel risultato. E quel risultato elettorale non è fine a se stesso, ovvero non è un cartello che si produce e si chiude per il momento del voto. È un processo politico vero, che incide, intercetta settori importanti della realtà. Questo è, appunto, dal municipio d'Europa sono un po' naif, scusate. No, cercherò, sarò brevissimo, non credo che mi comporterò a lungo. Però partirei dalla prima cosa, l'ha già detto Paolo. Sia pur con accenti differenti, l'insieme della discussione ci porta a dire che Sinistra per Roma è uno spazio politico che permane. Permane come luogo in cui i due partiti comunisti mantengono l'unità d'azione su Roma, ma è qualcosa di più, e cioè permane come luogo in cui coloro che intanto finora hanno, come dire, partecipato all'esperienza di Sinistra per Roma senza essere membri dei due partiti hanno cittadinanza a tutti gli effetti, e quindi diciamo è un luogo collettivo in cui cerchiamo di mantenere di andare avanti all'interno di questa città. Ovviamente dovrà esserci poi una discussione sulle forme eccetera. C'è stata la proposta di formalizzare questo in un'associazione, io non la butterei dalla finestra, cioè vorrei un po' nel meglio di capire in che modo, che cosa può essere, perché potrebbe essere una modalità che noi ci diamo, anche perché ci permetterebbe di superare forme di organizzazione partizie che abbiamo visto non hanno funzionato in passato. Io penso che dallo spirito che si è fatto una proposta, immaginare che Sinistra per Roma divenga poi un'associazione, significa immaginare che tutti gli uomini e le donne che ne fanno parte vi aderiscono direttamente, non che è formata da un partito, per un altro partito, per un'associazione, per un comitato, eccetera. Proviamo a sperimentare una modalità e quindi anche a definire nel tempo che cosa questa associazione, se la faremo, insomma, perché non voglio mettere carne avanti dai buoi, assume come, diciamo, come proprio ruolo rispetto al ruolo dei partiti che immagino permane, poi ogni congresso deciderà. Due, quindi decidiamo che questa esperienza va avanti, come prima cosa intanto abbiamo una mail list di chi ha partecipato a questa riunione e che quindi diciamo dovremmo invitare tutti gli altri che non sono presenti a partecipare. Credo che sia giusto, qualcuno l'ha sottolineato, con una particolare attenzione con i compagni e le compagne che non hanno, che non fanno già parte di organizzazioni politiche. Mi sembra che la proposta della festa come fatto politico sia stata. Io proporrei questa come conclusione, cioè le iniziative, la permanenza della cosa, la necessità attraverso la lista allargata a tutti i candidati e attraverso i circoli, a coloro che hanno partecipato all'esperienza elettorale, anche non iscritti ai partiti. Lavoriamo quest'estate per preparare l'iniziativa di settembre su questo percorso. Vediamo di approfondire modalità, tematiche, modo di lavorare. È evidente che questo ragionamento non risolve l'insieme delle discussioni delle cose che sono dette qua dentro. Io lo dicevo all'inizio, questa era una riunione dell'aggregato elettorale Sinistra per Roma per decidere se andare avanti